Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Radio ascoltatori, buonasera e ben sintonizzati sulla frequenza di Radio Piper Fontana Fredda, che modula sui 93,8, 88,800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico. Ci ascoltano anche i nostri connazionali in Istria, Slovenia, in Istria, Croata, e li salutiamo. Benvenuti a Pianeta Oggi Mente nel Mondo, il nostro approfondimento giornalistico. Ai microfoni Massimo Bonella dallo studio 1 e in studio 2 abbiamo Adriano Appi che ci presenterà un ospite molto importante. Io cedo subito la linea ad Adriano. Prego Adriano. Bene, buonasera ai radioascoltatori. Adesso dovremo avere in linea Giorgio Bongiovanni, il direttore della rivista Antimafia 2000. Ricordiamo che oggi è il 19 luglio e a Palermo, in via D'Amelio, c'è la commemorazione della strage di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Adesso proviamo a parlare con Giorgio, che dovrebbe essere in linea proprio da Palermo. Benissimo, eccoci ai radioascoltatori di Radio Piper. Diciamo che siamo in collegamento con Giorgio Bongiovanni, come vi avevo preannunciato, della rivista Antimafia 2000. Questa sera in via D'Amelio si sta celebrando il ricordo della strage avvenuta 24 anni fa. Caro Giorgio, grazie della tua disponibilità. Sappiamo innanzitutto che ieri sera Antimafia 2000 ha organizzato una cosa che già avviene da anni, che all'Università di Giurisprudenza di Palermo. Sì. Ci sono gli stati generali, diciamo, della mafia e dell'antimafia. Guarda, la prima domanda che ti faccio è questa. Si lascia parlare il figlio di Totò Riina in televisione e sembra che non si voglia dare voce ai magistrati. Che cosa ci puoi dire su questo tema? Sì, grazie a voi intanto. Sono qui in via D'Amelio dove stiamo assistendo alla presentazione dei parenti e degli agenti delle scorte uccise nelle stragi del 92 e del 93 e anche la presentazione degli agenti sopravvissuti che sono i più emarginati e dobbiamo dare voce a loro che chiedono verità e giustizia. Qui insieme a Salvatore Borsellino le agende scorte, scorta civica, sempre emozionante, purtroppo pochi palermitani, molto più gente da fuori che della città. Questa è una grande tristezza, anche perché i grandi mezzi di comunicazione pilotati da potenti uomini che hanno interessi a fare silenzio, non tanto sulla memoria di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, quanto sulla verità che ancora non emerge dei mandanti esterni, perché noi ormai abbiamo dimostrato che queste sono stragi di Stato, la mafia è stato solo il braccio violento, esecutore, di volontati uomini di Stato, dello Stato deviato, dello Stato fascista, dello Stato non democratico a commettere le stragi. E certo, si dà spazio al figlio di Totò Riina in prima serata, che racconta questa famiglia bellissima e cerca di ingannare la popolazione italiana, invece sappiamo tutti che la famiglia Riina e Provenzano sono famiglie che sono state governate e che hanno avuto genitori, soprattutto i papà, le mamme non sta a me giudicare, ma i genitori erano gli angeli del male. Provenzano era un angelo del male, Riina lo è ancora,
sono stati stragisti, uccisori di bambini, uomini, donne, donne incinta. Ma che razza di famiglia ci volevano descrivere in questo libro? E invece non si dà spazio a voci come quella di Salvatore Borsellino o degli stessi magistrati, che le interviste sono minimizzate, alcuni secondi o addirittura non li fanno parlare. I magistrati che cercano la verità sulle stragi non hanno accesso alle grandi televisioni, ma nemmeno noi giornalisti, per quanto modesti, ma anche i grandi giornalisti, che ce ne sono alcuni che scrivono e cercano la verità, che pongono domande, non vengono invitati mai. Quindi la mafia ormai, quella militare, è quasi scomparsa, c'è una mafia con dei colletti bianchi, ci sono ancora tutti i mandanti esterni o concorrenti esterni, stragisti, liberi, sono tutti liberi a piede libero, non sono stati nemmeno indagati, tranne il processo trattativa mafia Stato, che è l'unico ancora in piedi, dove il PM Di Matteo è di punta e appunto, essendo titolare insieme ad altri suoi colleghi, Tartaglia, Del Bene, Teresi, di questo processo, di queste indagini, è stato minacciato di morte, perché potrebbe scoperchiare delle pentole e potrebbe arrivare a quei mandanti a volto coperto che hanno fatto la trattativa mafia Stato. Però noi resistiamo, siamo qui. Ieri a Giurisprudenza c'erano centinaia di persone, abbiamo gridato, continueremo a gridare finché prima o poi comunque la verità emergerà. Alviano. Guarda, adesso io non so chi c'è lì nel palco. Mi ricordo che l'anno scorso c'era stato un intervento meraviglioso del dottor Scarpinato, che in seguito è stato in qualche modo comunque ripreso dal Consiglio della magistratura. Questi magistrati adesso parlano in sedi istituzionali, cercano di dire qualche cosa in quelle sedi, ma certamente di fronte a organizzazioni pubbliche, organizzate dai cittadini, dal popolo, non possono presentarsi. Perché c'è in agguato il Consiglio Superiore della Magistratura, che potrebbe aprire un'inchiesta disciplinare. Qui a Palermo ci sono i diktat del procuratore Lovoi, che con una lettera molto intelligente e sibillina consiglia i magistrati a non rilasciare interviste se non prima previa consultazione con lui. Questi consigli trattino ordine ci fanno paura, ci inquietano. Oggi nessun magistrato è in via D'Amelio, nemmeno uno, sicuramente nel pubblico sì, ma nessuno ha accesso al microfono. Ieri a Giurisprudenza, a parte Ingroia, ex magistrato, che ha fatto un intervento importantissimo, determinante, non c'erano magistrati, quindi sta succedendo qualcosa di grave, Alviano. Speriamo che non si questa gravità non sfocia in un'ulteriore strage, perché sarebbe terribile. Noi ce la mettiamo tutta e facciamo il nostro piccolo dovere per evitarlo. Guarda, finché non arriva il tuo momento di salire nel palco, perché so che devi fare un intervento anche tu, io ti chiedo ancora. No, il nostro intervento c'è già stato, c'è Antimafia 2000 che ha l'onore di presentare nella veste di Aaron Pettinari insieme a Luca Bertelli, quindi c'è Antimafia 2000 sul palco perennemente. Questo è un grande onore che ci ha dato Salvatore per tutta la giornata. Molto bello. Ecco, io ti chiedo una cosa che mi lascia un po' perplesso, perché si fa tanto, e penso che molti radioascoltatori ancora non sappiano, si fa molto parlare di promuovere la professionalità, però per esempio il Presidente del Consiglio Renzi, i Presidenti di Camera, di Senato, i Ministri di Giustizia, degli Interni, e penso soprattutto il Presidente della Repubblica, abbiamo una professionalità come quella del giudice Di Matteo e non viene premiata. No, perché? Ma è voluta. Ci sono poteri forti che spingono il Consiglio Superiore della Magistratura a non voler promuovere Nino Di Matteo. Il ricorso al TAR presentato dal magistrato Di Matteo è stato respinto con
motivazioni ridicole, assolutamente illogiche, hanno promosso magistrati giovani senza esperienza piuttosto che il magistrato Di Matteo. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha delle regole ben precise che al 99%, se non il 100% dei casi, applica ai magistrati. Sono regole che riguardano l'anzianità, la professionalità, i cosiddetti punti. I punti che ha Nino Di Matteo sono di gran lunga superiore, perlomeno nel concorso precedente, a quelli dei colleghi che avevano presentato domanda. Eppure è arrivato undicesimo, ma vi rendete conto? Il magistrato più scortato d'Italia, 14 uomini di scorta, 5 macchine blindate, elicotteri, che non viene, non dico promosso, non gli viene data la possibilità nella sede giusta per lui, che è la Procura Nazionale Antimafia, per poter continuare a fare il lavoro che fa da 20 anni e che processi contro, sulle stragi, su mandanti esterni, processi di mafia e politica, tutti andati a buon fine, tranne uno perlomeno per adesso ancora si ricorrerà in Cassazione per quanto riguarda il favoreggiamento alla mafia del generale Mori, ma tutti gli altri 99 processi che ha fatto Di Matteo ha fatto condannare mafiosi, politici, uomini che hanno tradito delle forze dell'ordine. Quindi questo è di una gravità assoluta. C'è il potere che non vuole Di Matteo alla Procura Nazionale Antimafia, come quel potere che poi ha ucciso Falcone non voleva alla Procura Nazionale Antimafia Falcone, e infatti è stato ucciso. Esatto. Ascoltando l'intervento del dottor Ingroia ieri sera all'università, lì nella, diciamo, nella manifestazione che avete organizzato voi, ho trovato molto importante la sottolineatura del fatto, il dottor Ingroia accennava al fatto che forse è stato fatto comunque nel tempo un errore, quello che è stato delegato tutto alla magistratura. Sì, certo. E forse chi ci ascolta dovrebbe fare propria l'invito che magari tu in qualche modo puoi ripetere, puoi instillare. Noi non dobbiamo scaricare sulle spalle le responsabilità della democrazia del nostro paese a magistrati come Di Matteo. Ognuno di noi deve fare il proprio dovere. Certo che dobbiamo sostenere questi magistrati, ma noi società civile dobbiamo scendere nelle piazze, noi dobbiamo creare dei movimenti di solidarietà e di cultura e anche movimenti di protesta forte per sostenere, per riconquistare la democrazia nel nostro paese, che non c'è più. Il nostro paese è governato nella maggioranza dei casi, tranne qualche uomo di Stato giusto e onesto, da persone criminali e corrotte. Cioè, quindi noi dobbiamo reagire, altrimenti questi magistrati isolati prima o poi li uccideranno, se non li uccideranno fisicamente, li uccideranno con la morte civile, isolandoli e privandoli di cariche di lavoro che potrebbero dare fastidio alla mafia e al potere. Sì, infatti il dottor Ingroia diceva che la magistratura è importante per garantire la democrazia di un paese, certo, ma allo stesso tempo che è importante creare un clima democratico, esatto, che può dare esatto forza alla magistratura nel portare avanti questo. Un altro elemento importante che è stato sottolineato soprattutto da Salvatore Borsellino è quello di resistere alla rassegnazione. Certo, dobbiamo resistere e cercare la verità, aiutare la ricerca della verità, i giornalisti come noi modestamente ed altri scrittori, uomini intellettuali, sostenere quei pochi uomini politici che cercano la verità sulle stragi e sostenere i magistrati. Noi cittadini dobbiamo fare il nostro dovere, se no non arriveremo mai alla verità. Ecco, guarda, un'ultima cosa, ti tengo ancora un secondo giusto per dire che ieri forse non c'era il pubblico ad assistere alla conferenza delle altre occasioni, ma io facevo la riflessione. C'era. Ma però siamo anche durante la settimana, non abbiamo avuto la possibilità. No, ieri c'erano 300 persone circa, tra le 300 e 400 persone, che sono tantissime. Ma noi abbiamo avuto fino a 2.000 persone presenti negli anni passati. Questo calo di interesse ci preoccupa,
ma certamente c'è un isolamento da parte dei cittadini, dai mezzi di comunicazione. Noi faremo il possibile per ritornare ad avere tantissima gente e soprattutto verità e giustizia per le persone che hanno perso la vita in queste stragi. Bene, Giorgio, io ti lascio alla serata. Grazie dei nostri radioascoltatori. Grazie moltissimo. Grazie, un abbraccio. Arrivederci. Ecco, ringraziamo Giorgio, adesso lo abbiamo restituito alla serata e lì in via D'Amelio. E l'ultima riflessione che desidero fare con voi è questa: stiamo assistendo a giorni veramente difficili, preoccupanti, con tutti gli avvenimenti che stanno succedendo su scala globale, dall'assassinio dei poliziotti negli USA, senza dimenticare tutte le persone che sono state uccise con troppa facilità invece dai poliziotti medesimi negli ultimi anni negli Stati Uniti d'America, specialmente persone di colore, a tutti gli attentati che si stanno vivendo in Europa, ma anche nel mondo. Ce ne sono moltissimi in Africa, ce ne sono molti in Asia, in Medio Oriente in modo particolare, ma anche appunto da noi in Europa c'è una situazione di grandissimo caos. Però noi abbiamo deciso di dare uno spazio questa sera del 19 luglio per ricordare una strage di casa nostra, che non era comunque una strage isolata, quella del 92, perché ci sono state altre stragi che l'hanno seguita anche nel 93, e prima ancora ce n'erano state moltissime, a partire da Piazza Fontana, Piazza della Loggia, a Brescia, l'Italicus, piazza, la stazione di Bologna, moltissime stragi in Italia, l'uccisione soprattutto di magistrati, di sindacalisti, di giornalisti, di uomini comunque che cercavano la verità, che cercavano di far luce su una democrazia veramente singhiozzante come quella italiana, una democrazia azzoppata da avvenimenti come la scoperta della loggia massonica P2. Sappiamo che nella loggia massonica P2 vi erano importanti personalità del mondo finanziario, del mondo imprenditoriale, ma anche delle istituzioni, uomini della Guardia di Finanza, della Polizia, dei Carabinieri, vertici dei servizi segreti. Allora, che democrazia stiamo veramente vivendo? E questa situazione che viviamo in Italia, abbiamo l'impressione dagli eventi che succedono, sia anche diffusa un poco in tutto il mondo. Dobbiamo fare un'azione però noi forte qui dove noi ci troviamo. È qui che noi possiamo avere veramente forza, a partire dal comune dove ognuno di noi risiede, e dopo allargarsi alla provincia, alla regione, cercando quelle forze costruttive in campo politico. Ce n'è qualcuna che si sta muovendo, io posso dire i 5 Stelle per un certo grado di sensibilità, ma anche uomini in altri ambiti politici a livello locale, e allo stesso tempo associazioni forti che fanno qualche cosa a favore della vita. Si tratta di costruire qualche cosa soprattutto a livello locale, lì dove noi siamo, per poi mettere insieme i vari pezzi, le varie funzioni, le varie attività fatte dalle persone di buona volontà che hanno in animo la legalità, la giustizia, la verità, senza vendetta, come era il titolo della conferenza di ieri a Palermo organizzata da Antimafia 2000, per creare quel fondo di vera democrazia
su cui soltanto si può sperare di fare una vita senza stragi, per un'armonia, per una convivenza tra le persone veramente profonda e reale. Io vi ringrazio dell'ascolto e adesso passo la linea a Massimo Bonella. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Adriano Appi, prendiamo la linea dallo studio 1, per chi si fosse sintonizzato pochi istanti fa, questa è Radio Piper Fontana Fredda, 93.8, 88.800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico. Dunque avete ascoltato il programma di approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Io vorrei innanzitutto ringraziare Adriano Appi innanzitutto per il commento finale, che concordo pienamente, altresì importanti e riflessive con le parole del tuo ospite Giorgio Bongiovanni, che spero che lo ritroveremo ancora. Dunque a questo punto non mi resta che ricordare che la linea editoriale di questo programma è proprio quella di dare spazio a tutte quelle persone che lavorano in favore a favore della vita, per la difesa della vita e del pianeta. Trasmissione che è andata in onda, che è stata diciamo registrata, lo ricordo per chi ci ascolta poi giovedì sera, è stata registrata proprio il 19 luglio del 2016, perché è la ricorrenza importante del purtroppo di questa triste storia dell'attentato a Paolo Borsellino, che noi ricordiamo tutti e siamo sempre stretti ai suoi familiari. Apprezziamo moltissimo la battaglia, la forte battaglia di suo fratello Salvatore, che sta portando avanti da anni. Lo avremo anche lui ospite prossimamente in questo spazio. Non mi resta che congedarmi da voi, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alla prossima settimana qui dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda. Ringrazio la regia di Fontana Fredda Paolo Gavasso e la regia centrale di Treviso Rosario Moreno, che lo ringrazio perché gratuitamente ripete questa trasmissione nel suo circuito radio televisivo online, il circuito network che va da nord fino in centro Italia. Grazie per averci seguito, signore e signori, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.